Allora, chiedo scusa se ieri ho mandato al gruppo dell'Apollo un video ridotto, però non mi ha dato la possibilità di mandare tutto quello completo. Quindi, detto questo, oltre all'Apollo devo dire altre cose, perché comunque sia sono cose importanti, sono cose che un po' mi danno fastidio, ma un po'. Senso civico, senso dite voi quello che volete. Allora, prima cosa, io ci tengo che l'Apollo di Milano resti aperto. L'ho iniziato a scrivere con la foto per cercare di coinvolgere tutte le persone che conosco e anche tutti quelli che vogliono, si facciano sentire perché è importante far sentire la propria voce. L'Apollo non deve chiudere come ormai nessun altro cinema devono chiudere, anzi devono cercare di riaprire. E in questo la politica ci deve dare una mano, perché come l'Apollo a Roma per esempio ultimamente ha chiuso il CIAC e noi ci dispiace, però vogliamo trovare una formula che rimetta in campo il multisala CIAC di Roma. E comunque sia, mi dispiace che il 1° novembre non potrò essere su a Milano perché ho il battesimo di mio nipote, però mia piena solidarietà, qualsiasi altra cosa, ditemelo per tempo perché da Roma parto e vengo su senza nessun problema e non so che altro dirvi, speriamo che il successo ci sia. Oltre questo passo a raccontare un'altra cosa. Oggi, per la prima volta, dopo che frequento tanto i teatri, sono rimasto veramente, veramente allibito. È vero che il testo di Riccardo Terzo non è un testo semplice, è un testo lungo, tutto quello che tu vi pare, però che tenete i cellulari accesi a teatro. Sapendo io come attore cosa vuol dire fare l'attore, veramente è una cosa scocciante. Pure sì che mi sono spostato e non c'è stato niente da fare. Seconda cosa, buonasera, scusate, ma qui sto nel condominio perché se no sempre a casa poi le riprese non si possono fare, sempre a casa, se no poi come al solito non riesco mai a dire tutto. Seconda cosa, addormentarsi addirittura a teatro, mai vista. Quindi oggi mi sono proprio allibito. Comunque, brava la compagnia, bravo Massimo Ranieri, bello tutto. Io l'ho visto la seconda volta, la prima volta l'ho visto a Nettuno, Riccardo Terzo, quindi era piena estate. E tutto semplicemente qui. Buonanotte, spero che